Yo, what up, Tudor? It's Afrojack. I saw your video about the Yes Man Challenge, and I wanted to ask you, do you want to come to Geneva tonight with me? Let me know. I hope to see you there. Peace. È la prima volta che mi sveglio con un messaggio da parte di Afrojack che mi invita ad andare a Ginevra. Il piano per questo weekend in realtà era di andare a Bardonei, che infatti c'ho quei vestiti, perché questo weekend c'era l'evento e bike, però balza. Prepariamoci per andare a Ginevra. Figo. Allora. Ok, siamo pronti. Zaino fatto, siamo vestiti per bene. Per bene, poi tra virgolette. Per notare il mio outfit molto da ragazzino di 10 anni, con tanto di calzino che riprende il personaggio della maglietta. Oddio, il top sarebbe anche mettersi questo qua, proprio la Ferragni. Però non lo so, forse mi sembra un po' più simile. Basta! Mi hai fatto cagare addosso. Bel volo io. Ok, vediamo. Buon viaggio a Bardonecchia allora, divertiti. Non romperti una gamba. C'è stato un piccolo cambiamento di programma, non vado più a Bardonecchia. Vado a Ginevra. A Ginevra o da Ginevra? A Ginevra. Come a Ginevra? Mi ha scritto Afrojack se volevo andare con lui a Ginevra stasera. E quindi gli ho detto... Perché no? Dai, classico. Che ne pensi del mio outfit? Poteva fare decisamente di meglio e butta via quel coso. Viaggio. Anche a te. Io sto qua. Ginevra si trova nella parte ovest della Svizzera. Ci puoi arrivare sia in treno che in aereo. Solo che in aereo costa uno sfracello e ce la farà uno scalo, quindi mi sa che venderemo il treno. Si potrebbe anche andare in macchina, solo che qualcuno qua non c'è ancora, va bene. Sono sincero, 85 euro di treno regionale non me l'aspettavo per andare a Ginevra. Praticamente un Roma Milano andata e ritorno in prima classe. Però vabbè, questi sono i pezzi della Svizzera. In realtà il treno è molto carino, ha gli stessi comfort del Frecciarossa, se non di più, perché qua c'è anche il ristorante. Il prezzo è sempre i prezzi svizzeri, perché un panino costa 17 euro, quindi però vabbè, tanto c'è. Ragazzi, parliamo. 16.21. Benvenuti in Svizzera. Il viaggio è stato circa 4 ore e mezzo, però in realtà è volato perché... In realtà ho dormito un po'. Poi in realtà sono molto bello perché siamo passati tra monti e laghi, quindi sono molto bello anche dal punto di vista paesistico. Belli paesaggi. Questa qui è la prima volta che vengo a Ginevra e solitamente quello che si dovrebbe fare in questi casi è prendere il telefono, andare su TripAdvisor e vedere le cose da visitare in questa città. Solo che il problema è che quando non ho internet, perché infatti mi sa che a differenza di molti altri paesi europei, mi sa che la Svizzera non ha sbloccato il roaming. Quindi spendere 5 euro per 50 megabyte non mi va. Quello che faremo sarà andare un po' in giro e cercare qualche wifi gratis. Stiamo conquistando il mondo, ragazzi. Sì, Tudor. Per chi non lo sapesse, il mio nome è Tudor. Eh sì, mio padre mi ha chiamato così proprio per questo motivo qua, per gli orologi. Perché infatti lui è un grande collezionista. Anzi, famo che più che collezionista è un appassionato. E comunque, qua, ragazzi, è pieno zeppo di negozi di orologi. Cioè, dovunque dei giri trovi sempre qualche boutique importante. Qua c'è Vacheron, questa antenna, all'altra parte c'è Oblò. Direi che è anche logico perché li fanno qua. Però ecco, è bello. Per gli appassionati di sta città è tipo Disneyland. Dov'è la carta di Surri quando serve? Ci sono addirittura le indicazioni per il Monte Bianco, ragazzi. Se viene. Come se bien? Oh cazzo, qua parlano francese, vero? Allora, dovete sapere che la Svizzera in realtà non è una lingua ufficiale, quindi si aggrega a quello che c'è accanto. Tipo, se vai a Lugano, che sta nella parte sud della Svizzera, si parla italiano. Se vai al nord, quindi a Zurigo, si parla tedesco. E se vieni qua, nella parte ovest, si parla francese. Mi sono sempre chiesto chi sta in mezzo a cosa parla, perché fanno un minestrone tipo un po' di qui e un po' di qui. E parlano tipo me quando vado all'estero. Però sì, qua si parla francese. Ecco perché non capivo niente di quello che diceva la gente. Perché vabbè, con l'inglese ormai me la cavo. Con lo spagnolo pure. Però col francese proprio no. Cioè, l'unica cosa che so è ci siamo a pelle e tutta a pelle. E con ça va. Basta. Papà. Dove sei in giro? Sono a Ginevra. Appunto, sei in giro. Sei diventato peggio da me, sei diventato. No? Meglio così, no? Vabbè. Dai, ci risentiamo. Un bacione. Ciao. Sì, in effetti mi ho dimenticato di avvisare i miei genitori. Però vabbè, Ginevra, dai. È qua dietro casa. Ragazzi, devo essere sincero, in realtà Ginevra è veramente bella, nel senso che non ha tanti monumenti. Cioè, c'è la fontana che sta qua in mezzo al lago e la cattedrale che si carina, però niente di che. La cosa bellissima di questa città è la serenità in cui si vive, la gente, tutto quanto. Cioè, è una città pulita, è una città organizzata molto bene, è piena di gente che va in bici o comunque con la sport. L'unico difetto in realtà è che è parecchio cara come città. Infatti per questo io qua non mi sento neanche di consigliarvela per un weekend perché costa veramente tanto. Ora sento una di qua in stazione perché mi ha scritto Afrojack che mi ha detto che lui è appena arrivato a Lausanne, che sta a 10 minuti da Ginevra, dove appunto lo giriamo questa sera. Cosa? 22 euro, ovviamente. Che
No, vabbè ragazzi. Dai ragazzi, imbarazzante, alle 43 adesso. Ho perso il treno. Mannaggia sti svizzeri. Ecco, in Italia non avrei mai perso il treno. Perché partiamo minimo con 5 minuti di ritardo. Che dire ragazzi, la camera è veramente bella. Tralasciando il fatto che sia enorme, è proprio bello. Letto matrimoniale, area soggiorno, poi ci stanno due armadi. E da questa parte abbiamo un doppio bagno, con tanto di doccia e vasca. Figo. Anche se in realtà ragazzi la cosa più figa è un'altra, la terrazza. Madonna ragazzi, questo qua in realtà è un attico, non è una terrazza, cioè è enorme. Però ristoratori, come sarà la cucina di questo hotel? Andiamo a provarla, anzi ancora meglio, proviamo ragazzi a fare il room service. Non l'ho mai fatto in vita mia in realtà. Mortacci, che pezzo. La cosa più economica è l'insalata, però cioè bibbia l'insalata qua. Vabbè, ci sta anche il croque monsieur, dato che siamo in Francia praticamente. Proviamo questo qua. Je suis, bonjour. Bonjour. Bonjour, voulez-vous... Bonjour, monsieur. Bonjour, je voulais restauration. Oui, je voulais un croque monsieur. Un croque monsieur. Oui. Au jambon ou à la viande? Hein? Un croque monsieur au jambon ou à la viande? Au jambon. Très bien. Des frites épicées ou des frites normales? Et je ne sais pas. C'est égal. Des frites normales. Oui. Très bien. Et est-ce que vous souhaitez quelque chose à boire? Et voulez-vous répéter? C'est le temps de préparation? Oui. Allô? Allô? Ragazzi, sarà più difficile del previsto. And croque monsieur. Oh, merci. Yes. With French rice. It's okay. Okay? Yes, perfect. Thank you so much. Buon appetit. Ho capito adesso, non era jumbo, era jambon, prosciutto. Molto burroso, però molto buono. Vale, e anche questa esperienza l'abbiamo fatta. Di qua ci sono anche le patatine. Tanto la dieta, ragazzi, ricomincia lunedì. Voto complessivo 9. Albergo veramente figo. Tra l'altro sto pensando, ma quanto potrà mai costare una stanza qua per una notte? Parte il toto, quanto costa la notte qua? Secondo me 500, tipo. Anche perché siamo in Svizzera, quindi costa già un po' di più. Oioioioi. 1173. Scontato 1056. Vabbè, almeno c'ho il titolo del video. Alloggio in una suite da 1000 euro a notte. Wow. Grazie Nick. Adesso andiamo a salutarlo, ragazzi. Hey, oh. How are you? How are you? Sì. Nice to see you. Your head looks good? Yeah. Welcome. How was your flight? I came here with train, so it was okay. With the train? Yeah. It's the roadmap, so I have to figure out what information I supply to who and in what order. Yes, because there are different kind of philosophies between yeah. these. And if you go to a 15-year-old kid, you say, read these books, and you're like... See you later. Yes. See you later. Yeah, okay. Thank you. Arieccoci, che dire, wow, sono andati 10:40, sono stato a parlare con Nick circa 4 ore. E che dire, persona veramente splendida. È incredibile che anche lui abbia la filosofia del viva la vita, quindi di svegliarsi, far cose, motivare e altro. E quindi niente, sono felice. Chapeau per lui, perché veramente, oltre ad essere un grande regista, un grande produttore, è anche una grande persona. E fidatevi che in giro ce ne sono pochi così. Adesso ricarichiamo un po' le batterie, ci riposiamo e verso mezzanotte si fa il suo concerto. Sono mega in ritardo. Persona incredibile, veramente. Considerate che la stessa cosa qua dei fan l'ho fatta anch'io minimo 10 volte con altri artisti e nessuno mi si è mai cagato. Usciamo dalla macchina e andiamo dritti nell'hotel. What do you think about that t-shirt? That's fire. My brand. Nice. Sick. Oops, I did it again. Thank you.
anch'io. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Non so quello che succederà domani, nel senso che domani sicuramente andremo a Treviso perché c'è l'Home Festival, però tutto questo vedete nel vlog di domani. Non uscirà mai domani, quindi nei prossimi giorni uscirà il secondo vlog di questa mia avventura. Prossimamente, ragazzi, farò un video per spiegarvi come sono riuscito a fare queste esperienze, come sono arrivato a questo punto, tra virgolette, ed avere questi contatti. Però di base vi basta sapere che questa qua è sempre la cosa che ho desiderato e sognato fare, tipo andare in tour con qualcuno e stare sempre in contatto con qualche artista che ho sempre seguito. Quindi la parola di oggi, la parola di questo video è che i sogni in realtà sono solo un obiettivo, sta a voi raggiungerlo. Quindi mi raccomando, se avete un sogno, lavorate, date il massimo di voi stessi e ce la farete anche voi. Prima di andare a letto, ragazzi, vi lancio un'ultima sfida, ovvero di andare a votare su DJ Mag, Afrojack e me nella top 100 dei DJ. Grazie ancora e niente, ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Bella. Purtroppo stasera ho lasciato i tappi a casa e quindi fanno malissimo le orecchie. Quando vi fate qualche serata, ragazzi, portatevi sempre, sempre i tappi, perché se no il giorno dopo non sentite più un cazzo. Buonanotte.